tanti auguri di buone feste e soprattutto tanti auguri per questo 2021 che ha l'inizio e che ci permette di lasciarci alle spalle il 2020, un anno così terribile, un anno così complicato, un anno che ha fatto venire meno tante certezze, le certezze che ciascuno di noi poteva avere, le certezze dei valori relazionali, di poter stare vicino alle persone care, della libertà personale, delle certezze economiche del posto di lavoro. Ecco, pensate a quante cose il Covid ha stravolto, stravolgendo la vita di ciascuno di noi. Era febbraio 2020, quando in quel giorno, il 21 febbraio, arrivò il Covid nella nostra regione. E da lì iniziarono giorni di battaglia che non sono finiti tuttora, che ci hanno visti tutti quanti impegnati, tutti i giorni, per cercare di far fronte a ciò che prima immaginavamo esistesse solo nei film di fantascienza, ma che invece ci ha dimostrato essere un pericolo reale che ha cambiato la vita di ciascuno di noi. Ma noi dobbiamo vivere questo 2021 con la certezza che ce la possiamo fare. Con la certezza innanzitutto che nei confronti del Covid abbiamo un'arma in più che si chiama vaccino e che ci ha permesso di vaccinare appunto tanto personale proprio in questi giorni e che ci permetterà di tutelare i nostri anziani, le nostre persone più deboli e chi vorrà, tutti quanti noi potremo vaccinarci per avere uno strumento di protezione nei confronti del Covid. Ma se il vaccino è la grande arma con cui affrontare il 2021, dall'altra parte avremo a fianco dell'emergenza sanitaria l'emergenza economica. Noi non potremo e non dovremo lasciare indietro nessuno. Questo è il dovere che dobbiamo assumerci nel 2021. Essere vicino a tutti, ma soprattutto a quelle persone che non ce la potrebbero fare da soli. Nei confronti di tutti costoro le istituzioni dovranno esserci. E dovranno esserci lasciandosi alle spalle i bisticci, i litigi, lasciandoci alle spalle le strumentalizzazioni politiche, le differenziazioni ideologiche. Ecco, in questo momento ci deve essere solo il Piemonte, ci deve essere solo l'Italia, ci deve essere solo l'interesse reale del nostro paese. E con questo spirito noi dobbiamo lavorare. E dobbiamo trovare la forza nella storia che abbiamo, quella storia gloriosa che il Piemonte ha. Il Piemonte ha fatto l'Italia, l'ha fatto con Cavour. Il Piemonte ha dato i natali a straordinari uomini e donne. Noi dobbiamo trovare quella forza che fu la forza dei nostri nonni per vincere le battaglie della resistenza dopo la Seconda Guerra Mondiale, per vincere la povertà. Ce l'hanno fatta i nostri nonni, ce l'hanno fatta i nostri bisnonni. Con la stessa forza e determinazione dobbiamo farcela tutti quanti noi, ma dobbiamo crederci. E io vi dico che continuerò a mettercela tutta, continuerò a dare il massimo per la terra che amo, per il Piemonte, per la mia regione, per il mio paese, certi che ce la possiamo fare soltanto se stiamo uniti, se continuiamo insieme con questo spirito che il Covid ci deve aver lasciato, che da soli non si va da nessuna parte, che abbiamo bisogno gli uni degli altri e che dobbiamo sentirci sempre di più tutti coinvolti dalla necessità di fare squadra. Ecco, una squadra Piemonte, una squadra Italia. Davvero che la nostra regione sia protagonista di un 2021 in cui ci si possa riabbracciare, ma in cui si possa anche avere la serenità di un futuro economico per noi, per le nostre aziende e per chi oggi ha paura di non avere la garanzia di un posto di lavoro. Non dobbiamo lasciare nessuno indietro. Questa è la parola d'ordine del 2021. Tutti quanti insieme per il Piemonte e per l'Italia.